Bene, di classe in classe, perché prima avevamo quella cos'era, una classe di prima elementare. Il primo liceo sembrava prima elementare, invece adesso abbiamo... Adesso il quinto! Un quinto liceo linguistico con la professoressa. Di francese. Bonjour à tout le monde, comment ça va? Ça va bien. Ok, io non l'ho mai fatto il francese, cioè questa... però butto là. Ma lei ha la R moscia anche nella vita? No, pas du tout. Seulement français. En français seulement. Ah, ok. Proprio... Freddy, tu l'hai fatto il francese? Spoglia qualcosa. Dai, un minimo. Ma senta, ma la R moscia, no? La si acquisisce proprio con la. Oppure c'è proprio un corso di R moscia? La pratica. Molta pratica. Bene. Beh, fantastico. Puoi provare, Beatrice, a fare un po' Beatrice, la R moscia? Beatrice, prova. Dì una cosa con la R moscia. Bonjour. Je suis Catherine Deneuve. Très bien. Grazie. Però più spolverata, cioè come se dovessi sputare quasi. E adesso sputare non mi pare. Questo è il gergo, ragazzi. Come ci si esercita in francese? Non lo sto dicendo, c'è veramente questa cosa. Adesso verrà, non è bellissimo. Sembriamo tutti catarrosi, però. No, bello. Faremo un corso. Poi la nostra prof non è soltanto prof di francese, ma anche di. Principalmente faccio francese, ma sono laureata in lingue, quindi. Dunque inglese, tedesco. Bene. Ma moi j'adore français, donc. Com'è la professoressa? Ditelo adesso. Adesso che è finita la scuola, non potete più. Nessuno mi sente. Andate tranquilli. È troppo toga? Purtroppo no. È troppo toga la prof. Senta, prof, queste qui naturalmente sono quelle promosse, deduco. Sì, non possiamo ancora dire, perché gli scrutini saranno la prossima settimana. Però uno un attimo capisce che. Diciamo che loro sono molto brave, dunque non avranno problemi di ammissione. Ecco. Bene, brave e belle, tra l'altro, queste ragazze. Se ci seguite sul canale 114 le vedete anche. Bene. Sì, c'è qualcuno che non sarà messo agli esami, non si può dire. Non si può dire. Vabbè, ma che c'entra? Fino al giorno dei quadri non si può dire, sennò il preside poi ci licenzia. Ma tutto online, ci sono ancora i quadri, li mettete ancora? Sì, li esponiamo fuori a mezzogiorno, credo, l'ultimo giorno degli scrutini. Avete tutto online anche voi, immagino. Sì, abbiamo online, però loro devono venire a scuola, allora. Scuola, è finita però adesso bisogna Verranno a vedere i quadri, poi adesso loro devono studiare. Devono studiare per gli esami. 22 giugno. Mamma mia, ragazze. Noi ricordiamo la nostra maturità, vero Freddy? Certo. Sì, certo. Bella esperienza. Proseguirete oppure andrete a lavorare in nero, magari? No, Tutto all'estero. Non si sa. Università. Università all'estero? No, qui in Italia. Che cosa fate? Io penso di provare il test per medicina. Medicina? Mediazione linguistica? Non lo sai. Non siamo nemmeno nella media nazionale, poi non hanno più la scusa. Se la gente non continua a lavorare in nero, non hanno più la scusa per dire ma è colpa del nero. Professoressa, io le faccio un invito formale e le chiederei di venire ogni tanto qua a farci un po' di lezioni di francese, che sarebbe una buona idea, vero Freddy? Naturalmente, d'estate, basta con questa storia che i professori d'estate non lavorano. Diciamolo. Tutti ci dicono adesso avete tre mesi di vacanza. Anche noi lo diciamo ogni tanto. Noi siamo in servizio fino alla metà di luglio. Però state in servizio a casa. No, a scuola facciamo scrutini, facciamo gli esami, facciamo assistenza agli esami, poi facciamo i corsi di recupero. Giugno, luglio, poi chi è quello che dice che i professori non lavorano? Adesso vogliamo vogliamo i nomi. Una volta l'ho detto anch'io, No. Noi diciamo che le ferie ce le abbiamo ad agosto. Ecco. Tutta l'Italia, grazie ragazzi, in bocca al lupo. Un saluto a tutto il liceo Da Vinci, soprattutto le ragazze che faranno gli esami. In bocca al lupo. Noi dobbiamo premiare la nostra ascoltatrice che si chiama Caterina. Sì, esattamente. E quindi la salutiamo. E lei che ha vinto aggiudica questo fantastico orologio di Mosca. Sì, il russo Mosca. Come va? Non lo sappiamo. Bene.
è uguale. Qual era la risposta? Come si chiamava il cantante dei Duran Duran? Lo chiediamo alla prof. Come si chiama il cantante? Simon Le Bon. Oh, brava! La professoressa... Un premio per me non c'è. Nonostante non è del periodo dei Duran Duran e degli Spandau Ballet, è molto più giovane. Gli anni 80, gli anni 80. Io sono molto prima. Ecco. Vabbè, non lo volevo dire. Ecco. Va bene, grazie. Grazie mille per essere a voi, stati grazie, qua con noi. Grazie. Tu vai avanti, vero Beatrice? Sì, fino a mezzogiorno siamo bene, qua. Bene, bene.